perché c'è questo gentleman agreement con l'avvocato Conte che intendo rispettare, e quindi vi chiedo di contenere i 7 minuti e non 10 come ha fatto l'avvocato Conte. Ma ti ringrazio comunque perché hai detto le cose di assoluto interesse, ci hanno pregato. Carlo Delgado, a questo punto entriamo sul tema della riforma degli statuti e regolamenti di federazione. Anche Carlo. Grazie a te, io mi trovo il mio nome, non so per caso mi distrago, ho trovato il tuo carezza. Il mio intervento, come ha detto Alberto, e ringrazio Alberto, su un argomento eterogeneo rispetto a quello, all'argomento principale, quello della giustizia sportiva, delle sorti del decreto 115. Parlerò della riforma di statuti, ma forse è opportuno che non dica nulla sulla giustizia sportiva, in quanto la mia pubblica veste del consigliere di Stato di collaboratore del governo, che ha dato il decreto 15, forse mi sconsiglia di esprimere su questa tormenta la vicenda. Date in maniera più opportuna, ma invece il presidente Malagogna ha dato la responsabilità di coordinare un gruppo di lavoro incaricato di rivedere gli statuti delle federazioni sportive nazionali ed elaborare una proposta di revisione dei principi fondamentali. Voi sapete che i principi fondamentali, che sono altro che il CONI, sono uno degli strumenti con cui il CONI esercita la sua vicinanza delle federazioni sportive nazionali, sono le regole generali alle quali le federazioni devono conformarsi nell'approvare gli statuti nell'esercizio dell'autonomia, ma rispettando le regole generali che sono impostate. L'obiettivo di questo gruppo di lavoro è sostanzialmente articolato con riferimento a quattro finalità: chiarire le questioni dubbi che si erano dei problemi interpretativi che si erano insorti nell'applicazione di alcune regole statutarie, e armonizzare il più possibile gli statuti cercando di informare quantomeno le regole generali, ed assicurare maggiore semplificazione e trasparenza della vita delle federazioni, e da ultimo, essendo stata approvata nel corso del gruppo di lavoro, conformare il principio fondamentale alla legge numero 8 del 2018 che è stata approvata nel corso del gruppo di lavoro e che incide in qualche modo sulle vita delle federazioni sportive nazionali. La proposta del gruppo di lavoro è stata sostanzialmente recepito dalla Giunta dei CONI, il Consiglio Nazionale dei CONI, che è deliberato il 4 settembre 2018 la modifica del principio fondamentale, e il governo ha approvato la modifica proposta, e quindi i nuovi principi fondamentali sono vigenti. Adesso devo aspettare la riforma di statuto del 2016. Faccio una rapidissima rassegna delle principali innovazioni, cercando di precisare quelle più importanti, la misura in cui si applica o meno la situazione dell'autoraggio, che credo sia quella che deve essere più per questo contenuto. Il primo principio fondamentale che abbiamo rivisto, anzi introdotto ex novo, è il principio che attiene all'aggregazione o alla fusione delle federazioni sportive nazionali. È una norma che sostanzialmente favorisce le aggregazioni, un'ottica di nazionalizzazione e semplificazione del sistema delle federazioni. Dubito che si possa applicare alla FGC, non viene in mente nessuna federazione che possa essere incorporata alla federazione del naturalaggio. Mentre sulla composizione del Consiglio federale, in generale è stata rivista, prevedendo espressamente la norma che si applica esclusivamente alla FGC, che le federazioni che contano più di 7.000 affiliati possono contare un numero di componenti fino a 20, cioè così, ma la norma non è precisa che non si contano i presidenti e i componenti che membri di ragione di carico per le persone sportive internazionali. Un altro principio fondamentale che è stato pensato per la federazione autoraggio è quello che riguarda la precisazione delle competenze del segretario generale. Voi sapete che la federazione autoraggio prevede un direttore generale che può essere, cioè, può aiutare il segretario generale. Questo modello organizzativo è diventato incompatibile con un principio fondamentale perché è un'unica figura, l'unico organo, diciamo, a vertice dell'amministrazione, della gestione amministrativa, che è appunto il segretario generale, e quindi lo statuto federale della federazione autoraggio andrà rivisto eseguendo la figura del segretario generale. Ovviamente l'autonomia amministrativa della federazione non è escluso che si possa mantenere per il direttore generale, ma può anche diversi da quello della responsabilità della gestione.
diverso. Alcuni principi che invece non si applicano, perché ci penso a quelli che riguardano la delega nel diritto di voto, essendo la segnalazione di responsabilità, perché il principio delegato sono cose delegate e applicabili a questa regola alla FIGC, così come la modifica dei voti puri, che poi sapete sono i voti di servizio attribuito in aggiunta, voti di base per l'interpretazione della nostra comunità di maniera distorta, no, anche questa informazione non si applica alla FIGC, non prevede che ci sono voti. Mentre si applica a tutte le federazioni della FIGC la clausola sui diritti di genere, questa è imposta dalla nota economica del momento della legge 2018 che prevede un terzo, fino a un terzo del momento del Consiglio deve essere di genere diverso, l'ultima assemblea FIGC ha osservato questa regola, con lo stesso comunismo non si sono dettagliati, che quattro componenti sono di genere diverso. Una innovazione c'è quella sulla composizione del Consiglio federale, con riferimento alla partecipazione di giudici di gara. Questa innovazione crede che è possibile leggere i giudici di gara insieme alla Assemblea federale in armonizzazione, in armonia con gli indirizzi delle federazioni degli organismi internazionali. Ora, la FIFA, come sapete, non contiene la partecipazione di gara dei membri di organi federali. E quindi, a mio avviso, questo senso indica l'impossibilità che nel Consiglio federale della FIGC possano essere gli altri. So che c'è un'interpretazione diversa, secondo cui è possibile leggere il FIGC solo se non è espressamente vietato, almeno convince questa interpretazione, intanto quando la fiscale è circondata dalla pandemia, indica diciamo, la conformità a una interpretazione esplicita sulla partecipazione del FIGC. Credo che siamo quasi arrivati alla fine, a questo punto a segnalare che la finalità di questa iniziativa è quella di accrescere la funzionalità, l'efficienza, l'efficacia della vita delle federazioni sportive nazionali, poi da ovviamente monitorare sul rispetto dei principi fondamentali, la legge del 2018 attribuisce anche il compito di commissariare le federazioni se non si adeguano a fare verifica ovviamente nell'ambito dell'autonomia, ma rispetto delle regole della nuova legge, ovviamente